Salve, prepariamo il video per un forno elettrico a 10 teglie della Best 4 con cappa integrata e camera di lievitazione. Attaccando la spina, parte prima la camera sotto, dopo qualche secondo, diciamo, parte il forno sopra. Si accenderà tutto il quadro. È proprio il tempo di accensione della macchina. Allora, questo forno è dotato di un libretto di istruzioni che ovviamente manderemo al cliente perché può dà l'opportunità di cuocere manualmente o di effettuare la registrazione di determinati programmi. Noi per comodità faremo vedere le funzioni della cottura manuale. Come vediamo, indica l'orario. Dopodiché possiamo dare con lo start l'inizio della scelta e infatti ci dice manuale. Daremo con la freccia che è l'enter il primo comando. Il primo comando che è il preriscaldamento e noi decidiamo di mettere no. Diamo sempre in bioco enter. In questo caso decidiamo il tempo qui. E andiamo a modificarlo con più e meno, per esempio impostando 14 minuti e diamo sempre l'ok con enter. Successivamente andiamo a decidere la potenza della ventola. La possiamo mettere a 1, 2, 3, 4 o 5, noi la mettiamo al massimo, ridiamo enter un'altra volta. Dopodiché andremo a selezionare la temperatura, possiamo aumentare sempre il solito discorso con più e con meno, noi la metteremo a 2,10. A questo punto possiamo selezionare la cottura, diciamo a secco o con il vapore. Selezioniamo per esempio per il vapore, potremmo stabilire il tasso, il grado di umidità 10, 20, 30, 40 fino ad arrivare a 100. Adesso lo escludiamo e facciamo poi, mettiamo quindi cottura secca e facciamo partire il forno. La macchina è partita. È dotato anche di sonda al cuore. Il display ci dà la capacità di seguire praticamente tutti i cambiamenti che la macchina fa. Per esempio, a questo punto ci dice che la temperatura è impostata a 2,10, adesso si trova 88, 89 e il tempo sta diminuendo. Noi aspetteremo fino a che la temperatura non salirà ulteriormente, a dimostrazione appunto che la macchina sta lavorando bene. Il frontale della macchina è come a specchio, quindi con il video probabilmente ci può essere qualche problema tra virgolette di visione. Mi auguro che si veda bene. È il forno stesso in questo caso che ci ricorda che stiamo cuocendo con la cottura manuale. Poi ovviamente lo stesso discorso vale tramite il pulsante set L che è sulla temperatura della camera sotto. Andando ad aprire, ovviamente la macchina si ferma e si spegne la luce. Chiudendo riparte. Si accende la luce, un piccolo scatto, un rumore e riparte. Aspettiamo un po' che salga ancora di più la temperatura. Come possiamo vedere, la temperatura sale abbastanza velocemente, ha quasi raggiunto la temperatura, infatti sta rallentando. A questo punto la macchina si ferma, ripartirà automaticamente, infatti non fa più rumore. Ripartirà automaticamente quando la temperatura riscende.
Per bloccare tutto basta tenere premuto start stop. Il cliente seguirà la sua spedizione tramite le nostre email con tutti i dettagli ed il codice di tracciamento.